Good day, my beautiful people. It's Casey Brand TV. We are back again with another update to just enter. So if now your first time here, don't forget to subscribe on your notification bell and hit the like button. Here we bring information about migrant document issue. They talk about many things waiting up for the Europe side, Italy and outside the Italy. So today we'll bring information waiting happened for just a few days ago, might say just a day ago, where this bus win and see for years. So carry almost 38 people for inside, whether they drive from San Valentino, they go Rome. So migrants they inside, they want to go do that documents also that permits the sojourner for Rome. So many tourists still they inside, and this bus carry almost 38 people for inside. So where they say that they drive, they go, the way they tell explain people, the way we feel survivor, the way they tell explain, see where they drive, they go. So get the car with the as they get where they reach, because they say their motor can they tumble, they don't know what thing happen if the driver sleep, understand, or mistakenly over speed. So now so the motor take this bus they tumble, then a tree waiting near the road, the express road, that can't stop the motor, and therefore the driver now with the front now he hits his head for some kind of places and the driver lose his life. And they say almost two people, the critical condition now for hospital, 14 people they serious injured. So the rest now see they were now go see they interview people for inside, people where they cry for inside, and people to receive this side, they see they talk. So I go play some videos, mean as similar listing. This thing happened for Italy, so as my YouTube talk. So we never come off for water as the rain where they fall, the flood where they carry many houses, they destroy people property. We don't see another one again. God, what did they happen? Where God can't take intervention for this country, what did they happen? We don't understand. So when I listen to the video. Gli occhiali lasciati sui sedili dell'autobus, una ciabatta abbandonata sull'asfalto, oggetti che al mattino raccontano la paura vissuta di chi era a bordo. Un viaggio iniziato di notte da Lecce e finito un'ora prima dell'alba. Dormivamo, dice uno dei passeggeri, e poi un botto. Il bus è rimasto quasi sospeso. Siamo riusciti ad uscire uno per volta strisciando pancia a terra, racconta un altro. Erano le 4 di questa mattina quando questo Pullman Flixbus partito dal Salento diretto a Roma dopo una curva ha trovato un drammatico tappo. Siamo nel tratto dell'Avellinese della 16, nel comune di Valle Saccarda. Due auto ferme per un tamponamento diventano un muro e per evitarle l'autista del mezzo ha sterzato ed è finito in una cunetta. Siamo vivi per miracolo, dice un luogotenente della Guardia di Finanza che era a bordo. Erano 38 persone che avevano scelto questa corsa notturna. 14 sono feriti, 2 in gravi condizioni. Uno in pericolo di vita. È morto l'autista della vettura tamponata. Altre 3 vetture che seguivano il pullman sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata. Al lavoro i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il mezzo e ripristinato la viabilità dell'autostrada. L'incidente di oggi riporta alla memoria quello di quasi 10 anni fa, il più drammatico mai avvenuto su un tratto autostradale italiano. Un mezzo precipitò da un viadotto dell'Acqua Lunga, sempre della 16 e sempre in Campania. Persero la vita 40 persone. Era un viaggio di ritorno a casa anche quello, dopo una gita nei luoghi di Padre Pio. Abbiamo vissuto un incubo che non possiamo descrivere. Giorgia ha la gamba rotta, è un'immagine ricorrente. Tutti strusciando questo piede perché ero vicino alla finestra e urlando i nomi di mio fratello. Stanno bene però? La più giovane nel pullman, a 18 anni, ha girato questo video appena scampato il pericolo, in ospedale a Benevento, sotto shock come la madre. Non vuole mostrare le ferite. Mio figlio si era aggrappato anche lui al sedile per non cadere giù e io avevo perso mia figlia e chiedevo dove fosse e poi l'ho riconosciuto dalle scarpe. Dentro lo spaccato di un paese costretto a viaggiare di notte a basso costo. Brindisi e Roma, permesso di soggiorno. Ismail andava a Roma per rinnovare i documenti. Sinéide era in vacanza con le amiche, ma negli occhi ora c'è solo terreno. Sleeping against my friend. Stavo dormendo appoggiata alla mia amica, racconta. Ho avuto paura di morire davvero. Quando siamo atterrati mi sono liberata e ho tratto in salvo le mie amiche. Sedili che volano, vetri rotti, il tuffo nel vuoto. Abbiamo sfondato il guardrail e fino allora c'era panico contenuto, dopodiché abbiamo iniziato a rotolare giù per il burrone e il panico si è trasformato in, diciamo, paura e urla e disperazione. Gli alberi a frenare la corsa. Se avessimo fatto la stessa cosa 100 metri prima o dopo, se andate a vedere la strada staremmo parlando di un'altra storia, quindi siamo stati fortunatissimi.
My brothers and sisters, now don't listen to the video. I beg, moku pray for this country. Rain, you're the four, they destroy properties, and rain still the four. So this one just happened now, just a day ago. So guys, let's pray for our life for this global day. Understand, we need to be prayer for also anywhere where we go, we go the control, take control about our life, because this way the words they go now will not understand that. So we hope where God can take control for this country. So guys, this is the update today for today. When I don't forget to subscribe or in a notification bell for more videos like this, so that you go to know what they happen for around us and aside us. So take care and much love. Bye for now. Share the video and don't forget to subscribe. Bye.